Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della TuttoTech. Oggi vi presentiamo, su richiesta di qualcuno di voi, come poter effettuare un annuncio dal vostro dispositivo. Quindi, sono in sala, ho bisogno di mia figlia che magari è dall'altra parte della casa, quindi in camera sua, non voglio urlare, quindi cosa faccio? Dirò al mio dispositivo di mandare un annuncio dall'altra parte e dire è pronto da mangiare, ad esempio, oppure mia moglie che è in cucina. Quindi a questo punto io direi di bando alle ciance. Prima di cominciare il video, Marco, cosa suggeriamo? Allora, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, così tutti i nuovi video verrete informati subito della loro nuova uscita. E prima di tutto, beccatevi la sigla! Alexa, annuncio. Qual è l'annuncio? Stiamo facendo una prova. Annuncio in corso. Stiamo facendo una prova. Ecco, la prova è stata fatta. Come avete potuto vedere, è semplicissimo da fare. Non serve nient'altro che dire al vostro dispositivo che volete appunto lanciare un annuncio su tutti gli altri. Dopodiché vi chiederà che cosa volete dire, lo dite, arriva dall'altra parte il vostro messaggio e avete risolto il problema di farvi la camminata oppure di urlare a fappuccello, a fare un macello della Madonna in casa. Ma così invece saltiamo anche questa cosa. Esatto, questi sono video di funzioni semplici, ma che magari tanti che hanno ricevuto a Natale, magari certo, Alexa, così, non sapevano e scoprono, e sono sempre funzioni nuove, perché tanti non lo comprano perché dicono vabbè, ma che me ne faccio, sì, non serve a niente. Anche perché appunto vederlo così sembra un prodotto che mettete lì come soprammobile e basta, mentre invece ha tante peculiarità che piano piano stanno venendo sempre più fuori. Esatto. Infatti se soprattutto i neofiti avete delle domande, anche le più stupide che vi possano venire in mente, scrivetele qui sotto nei commenti, possiamo tranquillamente fare un video mirato su ciò che ci avete chiesto. Infatti questo video, ripeto, è stato richiesto da più utenti che ci chiedevano ma come posso fare. Ecco, una specifica: se avete un account legato su tutti i dispositivi, questa cosa si può fare. Se invece avete due account, come capita a mio fratello, ve li farà solo da parte da quel dispositivo, li manderà solo all'account legato agli altri dispositivi che hanno quell'account. Esatto, io non lo specifico, ho un Echo Show e due Echo Dot. L'Echo Show su un account, gli altri due Echo Dot su un altro account. Se lancio l'annuncio sull'Echo Show, me lo riprodurrà solo sull'Echo Show. Se lo lancio su un Echo Dot, me lo farà su entrambi gli Echo Dot. Una precisazione doverosa. Sì, sì, assolutamente, perché se per caso avete due account, marito e moglie, di Amazon, magari lanciate, poi dopo ci scrivete sotto ma che cavolo state dicendo, sto coso non funziona, lo lascio come soprammobile. Invece no, esatto, noi abbiamo scoperto anche questa cosa. No, non è vero, è una cosa risaputa, ma ripetiamo, per i neofiti è meglio specificare. Detto questo, Marco, io direi che vi invitiamo a controllare qui sotto, perché ci sono sempre quei bei prodottini che noi abbiamo testato, che comunque riteniamo dei prodotti validi da potervi suggerire di acquistare. E cosa dire? Alla prossima! Al prossimo video! Ciao ragazzi! Ciao!